Kenya, minori offrono sesso in di cibo e assorbenti. ANSA, Nairobi, 31 ottobre adolescenti costrette ad offrire sesso in cambio di cibo. Passaggi in motocicletta per andare a scuola o per acquistare assorbenti igienici. In Kenya la situazione di povertà resa ancora più dura dalla perdurante siccità nelle regioni semiaride del nord. Espone le minorenni all'umiliazione e al pericolo di malattie e gravidanze precoci. La povertà ha portato le adolescenti nelle grinfie di predatori tra cui gli operatori di boda boda. I taxi motocicletta che offrono passaggi gratis a scuola in cambio di sesso, ha spiegato al quotidiano The Standard la coordinatrice della salute riproduttiva della contea di Baringo, Everline Logisoi. Anche il cibo e gli assorbenti igienici sono oro nel villaggio, dice Logisoi. Chiunque li distribuisca gode di sesso gratuito da parte di ragazze vulnerabili. Soprattutto a causa di questi fenomeni, si è registrato un graduale aumento delle gravidanze adolescenziali. Secondo i dati della sottocontea di Baringo Sud, dal 2020 al 2022 sono state segnalate in totale 6.358 gravidanze di adolescenti e 33 casi di violenze sessuali. A livello nazionale. In Kenya una ragazza minorenne su 5 è incinta, il che colloca il paese al terzo posto per numero di gravidanze adolescenziali a livello globale. Secondo il Ministero della Salute, ANSA,